a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi è il 2 di luglio. Stamattina siamo usciti, siamo andati a ritirare gli esami del sangue e li abbiamo portati in ospedale. E intanto mi hanno detto che mi chiamavano, ma che probabilmente già lunedì dovrei avere la visita con il chirurgo. Quindi bene, perché comunque se le cose vengono fatte, diciamo, un po' svelte è meglio, così almeno ne sappiamo una subito e ci leviamo il fastidio. E poi siamo andati dai sindacati perché per il 7:30 e poi perché per la successione di papà bisognerà pagare poi delle cose. E quindi, e poi via. E poi siamo passati al mercato e abbiamo preso della frutta e della verdura. Adesso ve la faccio vedere. Allora, in totale abbiamo speso 31 euro e ho preso una mezza anguria che avevano già tagliata e devo dire che mi ispira abbastanza. Poi, vero? Poi tanti pomodori, abbiamo preso 16 perine che sono però, vedete, belle. Cioè mature al punto giusto che. E poi questo tipo di pomodori qui che non so che pomodori sono. Quelli di bue? No, i cuori di bue erano di fianco, costavano 2,50 euro al chilo. Metti, mi viene uno svenimento. Poi i cetrioli, le prugne queste qui rosse e poi 4 kiwi perché sono cari come il sangue, quindi ne ho presi solo 4 perché Manuel ultimamente ha qualche problemino da andare in bagno, quindi ne ho presi i kiwi per lui. E boh, adesso vi faccio vedere il resto. Poi delle zucchine, delle banane, tante tante banane, delle albicocche, il prezzemolo che ci hanno regalato, delle pesche noci e un melone. E niente, adesso metto via così pranziamo che poi Maurizio accompagna Giada dal dentista e io prendo l'asse e il ferro e stiro. Allora, c'è un salto temporale pazzesco. Abbiamo fatto tutto stamattina, poi siamo venuti a casa. Abbiamo sistemato, abbiamo lavato il pavimento in sala, siamo andati a confessarci perché i bambini devono fare la cresima, quindi devono confessarsi. Intanto sono andata anche io. Adesso prepariamo la cena, mangiamo e poi domani, non sono riuscita a stirare neanche oggi pomeriggio. Stasera dopo cena col fresco vado a stendere bene di sopra e tutto quanto. E poi domani ci saranno un sacco di faccende da fare, quindi le faremo insieme, come abbiamo già fatto anche nello scorso video. Così per me è motivazione e anche se sono tante, faticose, le faccio. E per voi invece, anche se per caso siete in un momento in cui non avete voglia, magari vedendo me che le faccio vi viene voglia anche a voi. E boh, stasera per cena mangiamo. Loro, vabbè, loro sempre mangiano i würstel. Mentre io mangerò degli hamburger, non so ancora bene quali, comunque degli hamburger quelli che ho comprato nuovi, e poi pomodori, insalata e cetrioli, perché comunque adesso fa caldo. Volevo fare zucchine, ma non ho avuto tempo oggi e quindi niente, le farò domani. E volevo anche fare le patate bollite, ma le faremo domani perché oggi sono stata via con i bambini, quindi domani invece vedrò di fare quel che c'è da fare. E niente, quindi noi, io adesso vado a fare tutto quanto e ci aggiorniamo domani mattina. Mi raccomando, fate i bravi, buona cena, ciao. Papà, questo qui sei tu. No, Perché no? Micino, prende il fresco. Quella con i buchi Perché oggi è un po' a nuvolo e fa fresco e quindi lui prende il fresco.
19:30 circa e sta venendo giù, cioè sta iniziando a venire giù il diluvio universale, piove e quindi vabbè, tanto noi siamo in casa, speriamo che domani sia bello e adesso vediamo cosa fare per far passare questa serata. Sono qui ovviamente per salutarvi, perché questo video, questo vlog si concluderà qui, perché domani è domenica 4 luglio, domani c'è la cresima di Emanuele Giorgia, quindi faremo un video a parte e che spero che vi piacerà.
E spero che vi sia piaciuto anche questo. Io, come avete visto, adesso ho caricato la lavastoviglie. Giorgia l'ha scaricata e l'ho caricata, così almeno c'è meno confusione in giro, anche perché domani mattina, appunto, essendo che ci dobbiamo preparare, poi loro alle 11 comunque devono andare a messa e la cresima è alle 6 del pomeriggio. Quindi ci dobbiamo preparare, perciò se già la cucina è in ordine, la sala di là l'abbiamo lasciata in ordine. L'unica parte praticamente in super disordine è il divano perché ci sono i panni che devo stirare e che penso farò questa settimana che viene, i giorni che non devo andare a fare le visite perché lunedì ho la visita dal chirurgo e invece giovedì ho la visita, ho la TAC. Quindi a parte questi 2 giorni, gli altri penso che li utilizzerò comunque, se riusciamo a mantenere l'ordine, li userò per stirare. Quindi libereremo anche questo benedetto divano e quindi poi posso fare gli altri pezzetti dell'home tour in modo che poi ce l'abbiamo pronto e fatto, così almeno finalmente, anche se più o meno l'avete capito come è fatta la casa, però così almeno avete proprio la vista prima dei lavori, com'è in questo momento, diciamo. E niente, quindi adesso noi, cioè io vi saluto, noi andiamo a dormire e ci vediamo, questo vlog lo vedrete lunedì e quindi noi ci vediamo mercoledì con il vlog della cresima di Manuel e Giorgia. Ciao, buonanotte a noi e buonanotte, buongiorno, buon pomeriggio a voi. Ciao! 1, 2, 3.